Buonasera, bentrovati al TG8. L'apertura del nostro notiziario ci porta subito ad Avezzano, dove è in collegamento e in diretta con noi la nostra Marina Moretti, che sta documentando, raccontandoci appunto l'incontro importante che è avvenuto ad Avezzano, al Castello Orsini, tra il governatore Marsilio, anche il commissario straordinario per la velocizzazione Pescara-Roma, Macello, e il vice ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, proprio per parlare della velocizzazione Pescara-Roma. Marina, ci sono importanti novità e il Vice Ministro ha annunciato che il governo è al lavoro per il completamento dell'opera. E così, cosa puoi aggiungere ovviamente tra Sì, tutto quello che è stato detto? Anna, buonasera. Buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. È proprio così perché in questo incontro al vertice c'erano anche naturalmente tutti i rappresentanti significativi in questo campo della rete ferroviaria italiana. C'erano gli assessori, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, il commissario straordinario di governo Vincenzo Macello e tanti soggetti interessati, anche sindaci, c'era il sindaco di Avezzano di Pangrazio, per parlare di questa velocizzazione. Le notizie, diciamo così, sono due o 2/3. La prima è che l'impegno del governo c'è, è ribadito e confermato, quindi quei fondi che erano stati dati per persi, quelli del PNRR, in realtà poi il Presidente Marsilio ha spiegato, sono fondi che non verranno più dal PNRR solamente perché l'opera va completata tutta e di fondi ne servono molti di più, ma ci saranno, non ha importanza da dove arriveranno, ci saranno questi fondi per fare il completamento della ferrovia Pescara-Roma. Completamento essenziale, nel senso che o si fa tutta o non ha senso, perché in realtà poi la parte che fa guadagnare di più sotto il profilo del tempo è proprio la parte che va, diciamo, dall'area Peligna in poi ad arrivare a Roma. Si è parlato tanto nei giorni, anche noi ci siamo occupati tanto del percorso che interessa la provincia di Pescara e quella di Chieti, anche con le proteste dei cittadini, ma l'opera per avere un significativo guadagno, vale a dire da 3 ore e 20 circa di oggi a 2 ore, deve essere fatta completamente, quindi anche nella parte che poi interesserà la Marsica. Tutto questo è stato detto anche proprio dal vice ministro Bignami che ci sono 8 milioni di euro per, o meglio ci sono, servono 8 milioni di euro per completare quest'opera, però di fondi anche destinati ad altre infrastrutture e anche per l'Abruzzo ce ne saranno anche di più. Insomma, è stato ribadito l'impegno. Però Bignami ha anche detto: non facciamo solo annunci, perché quest'opera sia completata, sia chiaro, devono esserci i soldi, cioè la certezza di dove reperire i fondi e naturalmente la progettazione. La parte della provincia di Pescara e Chieti è molto più avanzata, come tempi, come progettazione, come gare d'appalto, alcune anche già avviate. Il resto ha ancora molto lavoro davanti, ma quello che è emerso sostanzialmente è che c'è la volontà di portare avanti questo lavoro. Se sei d'accordo, Anna, per far meglio spiegare tutto questo, possiamo mandare in onda proprio le interviste. Abbiamo sentito sia il commissario straordinario Macello, sia il presidente della regione Marco Marsilio, che il vice ministro Galeazzo Bignami. Io direi che abbiamo risolto. Siamo partiti nel 2020 con quel protocollo che fu firmato tra le regioni, il MIT, Rete Ferroviaria Italiana, per lo studio di quello che potevano essere gli interventi prioritari per garantire poi come dire, i requisiti funzionali che si chiedeva a questa linea. In particolare un pendolarismo a 30 minuti fra Pescara e Sulmona e una velocizzazione in primis, diciamo, fra Sulmona e Roma. Su questo noi l'abbiamo preso come un impegno che assolutamente abbiamo portato avanti con determinazione. Siamo andati, come avete saputo, in gara d'appalto per il lotto Scafa Manoperlo Interporto, 938 milioni di euro a giugno e adesso abbiamo ultimato la progettazione per la taglia Cozzo Avezzano. Quindi avvieremo a settembre-ottobre avvieremo il dibattito pubblico, quindi tutto l'iter autorizzativo e stiamo andando avanti in parallelo su tutti i lotti. Avendo il finanziamento di tutta la progettazione, di tutta la tratta, l'abbiamo risolta andando a progettare tutti i lotti. Ovviamente quelli per i quali era già prevista una quota di finanziamento siamo andati un po' più veloce e quindi oggi siamo in una situazione in cui abbiamo i progetti di fattibilità tecnico-economica dei lotti Tagliacozzo Avezzano, Pescara Interporto e siamo andati in
in gara con il lotto Interporto Scafa. Per tutti gli altri lotti abbiamo sviluppato, entro fine anno finiremo, una fase della progettazione che si chiama documento di fattibilità delle alternative progettuali, quindi noi a dicembre saremo pronti anche per avviare i dibattiti pubblici sulle alternative progettuali di tutti gli altri lotti della Roma Pescara. C'è ancora tanto lavoro da fare naturalmente, sia nel reperimento dei fondi, ma oggi abbiamo qui il Vice Ministro ai trasporti, abbiamo RFI, quindi se sono qui non è per cambiare aria e per raccontare favole, è evidente che c'è un impegno forte, erano decenni che non si mostrava da parte del governo nazionale a Roma un interesse così strategico, così, un'attenzione così importante verso il territorio abruzzese e il potenziamento dei lavori di valorizzazione per la nostra linea ferroviaria principale. Quanto ai cittadini, ai comitati, naturalmente un'opera, quando si fa un'infrastruttura, c'è sempre qualcuno a cui può dare ostacolo, fastidio, danno. L'importante è che ci sia un lavoro serio di mitigazione a monte dell'intervento, di confronto con il territorio e poi di risarcimento per quanti venissero danneggiati. Sulla tratta Interporto Manoppello Scafa, ma anche San Giovanni d'Adino, la gran parte delle questioni sono in via di superamento. Quasi tutti i comuni, tranne Chieti, hanno aderito e condiviso con RFI un progetto che porterà su quel territorio anche delle importanti opere di compensazione che andranno a sciogliere alcuni nodi che oggi aggravano e rendono difficile la vita di alcuni territori, delle contrade più vicine alla ferrovia. Dobbiamo fare squadra, bisogna sostenere la Regione nella sua vertenza nei confronti dello Stato per ottenere l'attenzione necessaria alle risorse che servono per l'Abruzzo, perché solo così possiamo raggiungere il risultato. Se ci dividiamo rischiamo davvero di non andare da nessuna parte. Ma intanto è necessario affermare con chiarezza che quest'opera è strategica per il governo nazionale, che necessariamente dobbiamo fare anche il punto rispetto a quello che è il fabbisogno complessivo di realizzazione dell'opera, rispetto a chi magari in passato annunciava investimenti che poi non venivano tradotti in operazioni e in progettazioni concrete. Noi abbiamo delle scadenze importanti sui quattro lotti che finalizzano l'opera, vale a dire sulla Roma Tagliacozza, Tagliacozza Vezzana, poi sul Mona e Pratola, che evidentemente conoscono fasi diverse. Abbiamo, per quanto riguarda la Tagliacozza Vezzano, la Sulmona Pratola e i PFT che dovrebbero essere pronti a settembre, da cui poi partirà dibattito pubblico e conferenza dei servizi, le tratte residue, vale a dire appunto la Roma Tagliacozzo e la Vezzano Pratola, che dovrebbero andare invece in DOCFAP, in documento di fattibilità alternativa progettuale, per dicembre. Perché sono importanti questi step? Perché da lì noi avremo, come dicono i nomi stessi i documenti, la individuazione del fabbisogno tecnico e soprattutto economico da cui poter trarre definitivamente il sunto e il fabbisogno di realizzazione dell'opera da poter reperire o in manovra di bilancio o tramite gli FSC o altre fonti di finanziamento che sono funzionali all'atterraggio complessivo di un intervento che oggi noi stimiamo verosimilmente più appunto in 10 miliardi che in 8, ma è un'opera necessaria perché mette in correlazione l'Adriatico e il Tirreno avvicinando, perché oggi ormai i tempi non si quantificano più in chilometri ma in minuti, realtà importanti come Roma, Vezzano, Sulmona, Tagliacozza fino a Pescara.